Poi c'è il paese dei misteri. Canneto è a metà strada tra Messina e Palermo, una decina di case e 39 abitanti. All'inizio del 2004, una serie di incendi sconvolge la vita della piccola comunità. Fuoco, dicono i tecnici, divampato a causa di anomalie elettromagnetiche. Team di psicologi per assistere la popolazione. Nel messinese tornano i misteri, prima gli incendi, che gli esperti non riescono a spiegare. Sentiamo. Adesso lo sta bruciando tutto. C'è fuoco. Sonda. Levatevi di qua che tosse. Gli incendi sono centinaia. Bruciano fili elettrici non alimentati, esplodono citofoni, si incendiano divani e materassi, le auto si aprono da sole, gli allarmi antifumo scattano senza motivo. Arrivano protezione civile, marina militare e decine di scienziati. Viene seguita qualunque pista, ma tutte le ipotesi, strumenti alla mano, cadono una dopo l'altra. Intanto alcuni abitanti di Canneto cominciano a vedere oggetti volanti non identificati. La protezione civile mette in piedi un gruppo scientifico di ricerca. Questa è una delle case di Canneto dove è stata impiantata la piccola sala operativa piena di studiosi e di strumenti. Dopo mesi di rilevamenti e studi, la causa fisica dei fenomeni viene acclarata. È un fascio elettromagnetico ad impulsi e ad alto potenziale che viaggia sul mare ad un'altezza compresa tra la superficie e i 15 metri. Il tipo di radiazione elettromagnetica era molto intensa, e di intensità paragonabile in un certo qual modo a quella che le armi elettromagnetiche che le grandi potenze hanno sviluppato negli ultimi 15 anni sono in grado di mettere in campo, ma con modalità completamente differenti. Un maxi raggio, insomma, sparato da uno sconosciuto cecchino elettromagnetico. Mentre a Canneto succede di tutto, una donna su un'auto si imbatte in un disco volante in pieno giorno. Accetta di farsi intervistare, ma anche lei senza mostrare il viso. Vedo a tutto un tratto una cosa enorme che saliva dal mare. Una cosa bellissima, di un colore grigio molto bello, affascinante proprio. E ondulava verso il cielo come se danzasse. L'altezza di 5 metri mi attraversava sulla strada, cioè sulla macchina, fin quando che io insomma non l'ho più visto. Francesco Venerando coordina il gruppo di studio sui fenomeni istituito dalla Protezione Civile. Per lui è assurdo collegare gli UFO a quello che è accaduto e continua ad accadere, seppure in forma ridotta, a Canneto. Vuole solo prove scientifiche, anche se nessuna pista, dice, si può scartare. Non possiamo escludere che si possa trattare anche di applicazioni tecnologiche, di studi, di sperimentazioni, di tecnologie abbastanza evolute che in questo momento naturalmente non siamo in condizioni di configurare, di stabilire con precisione. Secondo gli esperti, sono stati centinaia gli impulsi elettromagnetici giunti a Canneto ed è curioso che le persone non siano mai state colpite. Per fortuna. So che ha preso fuoco un materasso con delle persone anziane che ci stavano dormendo sopra, ma vede, questo ritengo che sia stato più un incidente che non un qualcosa voluta. Lei ha detto un incidente, non una cosa voluta, ma voluta da chi? No, forse è una valutazione impropria questa. È chiaro che noi abbiamo lavorato a 360 gradi, abbiamo preso in considerazione qualunque ipotesi. Non abbiamo scartato nessuna
dalle ipotesi naturali a quelle anche antropiche, artificiali. Alla domanda se è lecito ipotizzare la pista UFO, la risposta della Protezione Civile è un secco no. E non ci viene spiegato nemmeno a cosa servono 4 telecamere attive 24 ore su 24, visto che i fenomeni sono dovuti ad anomalie elettromagnetiche non visibili da una telecamera. In attesa di risposte, una decina di persone di Canneto e dei paesi vicini decide di seguire la pista ufologica, perché da queste parti, oltre al disco, volerebbero anche sfere luminose, come quelle di Esdalen in Norvegia, che attirano ogni anno migliaia di curiosi da tutto il mondo. Uno dei volontari che cercano gli UFO a Canneto racconta che le sfere luminose lo hanno attaccato durante un appostamento per scattare queste foto. Dopo aver effettuato la foto, sentirmi la mano destra gonfiare le vene per un paio di centimetri alti e sentirmi la faccia, il lato destro, compreso il naso, tirarmi e gonfiarsi e tirarmi verso l'alto. In quella posizione si è visto qualcosa, si era già visto qualcosa e dopo la foto effettuata mi sono sentito male. Ci accompagna sul posto e qui dice che in tanti ci hanno rimesso videocamere, macchine fotografiche, tutte bruciate e buttate via. Nel tempo passato in Fiumara noi non vediamo nulla. La nostra telecamera non riprende niente, nemmeno l'indomani mattina. L'ufologo però avanza un'ipotesi su Canneto. In sostanza, manifestazioni di globi e luci volanti che in maniera in parte erratica e in parte apparentemente intelligente, visto che a Caronia non si è data alcuna spiegazione alternativa ai fenomeni di cui trattasi, non può certamente far escludere l'ipotesi ufologica per Caronia, tanto più che questi oggetti sono anche stati visti entrare e uscire dall'acqua. Intanto le indagini del gruppo di studio proseguono. Questo elicottero della Protezione Civile Siciliana trasporta attrezzature e personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tra gli obiettivi delle ricerche, l'individuazione del punto da cui partono le microonde. Cerchiamo le anomalie del campo magnetico terrestre. Di fatto facciamo una radiografia del terreno, del fondo del mare, per l'individuazione di eventuali corpi metallici sepolti sia sul fondo del mare che all'interno del terreno. Appare curioso anche il fatto che si cerchino oggetti metallici in fondo al mare. L'atteggiamento dello studioso diventa, se possibile, ancora più prudente. È ovvio che le indagini continuano anche dopo le misure, cioè i dati vanno elaborati in laboratorio e vanno effettuate delle analisi particolari, per cui adesso è assolutamente prematuro tirare fuori delle conclusioni.